Cari prefetti, nell'anniversario dei 70 anni della scelta repubblicana, mi è grato rivolgere per il vostro tramite un saluto a quanti sul territorio svolgono pubbliche funzioni. Un momento di riflessione e di partecipazione, tanto deve essere la ricorrenza del 2 giugno per gli italiani e quindi anche per i salernitani. A dirlo, in occasione della consueta celebrazione in Piazza Mendola a Salerno, il prefetto Salvatore Malfi, alla sua prima festa della Repubblica nel capoluogo. Un programma in parte simile a quello organizzato ogni anno per celebrare la proclamazione della Repubblica, per ricordare cioè quel 2 e 3 giugno del 1946, quando gli italiani vennero chiamati a votare per il referendum su monarchia o repubblica, ma anche tante novità. In piazza, quindi, Gonfaloni, le parti delle varie forze dell'ordine e dell'esercito, le associazioni combattentistiche d'arma e le scolaresche. Soprattutto i più giovani, nelle intenzioni del nuovo prefetto, devono essere i protagonisti di iniziative del genere, capendo il passato per interpretare il futuro. In quest'ottica è toccato a una famiglia con il suo bambino porgere il tricolore al prefetto per l'alzabandiera, affidato poi al reggimento Cavalleggeri Guide. Tra le altre novità, anche un grande tricolore posizionato in maniera acrobatica da 3 vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno che si sono calati dal tetto del Palazzo della Prefettura. Tradizione ed innovazione quindi per i 70 anni della festa della Repubblica. È una giornata splendida per tutto il territorio salernitano, per i cittadini, per le donne, i bambini, le famiglie che costruiscono sempre il nucleo fondamentale della nostra società. Fatemi dire solo una battuta. I problemi sono della Repubblica e la Repubblica unita può superare tutto. Noi siamo una grande Repubblica, un grande paese che uniti assieme siamo in grado di superare ogni difficoltà e di costruire ed essere un esempio per l'umanità intera. 70esima festa della Repubblica, ma anche tante novità, insomma, il tricolore con i vigili del fuoco, il bambino, la famiglia, insomma, qualche elemento di novità c'è stato questa. Come diceva Calamandrei, indegnamente la nostra Costituzione è in movimento. E quindi tutti noi ci muoviamo perché il cambiare significa crescere. E se vogliamo essere un esempio per i giovani, che sono veramente coloro i quali sono destinati a crescere e a portare avanti la nostra Repubblica, dobbiamo essere sempre in movimento, sperando di esserle utili alla collettività, al Paese e a tutti noi cittadini. Perché i diritti di cittadinanza sono i valori fondamentali. Bisogna tutti lavorare per assicurare i diritti di cittadinanza di ognuno che vive sul nostro territorio.